L'ultima puntata di One Piece andata in onda apre le porte alla definitiva classificazione dell'anime come prodotto canonico. Stiamo parlando dell'episodio 1046 per capirci, che va ad adattare, ma non solo quello e poi ci torniamo, una parte del capitolo 1022 e una parte del capitolo 1023 del manga scritto dai Chiroda. Cari compagni di avventura, qui Dennis, anche se sotto la regia come sempre, ma prima di andare a affrontare il discorso di oggi, direi che è il caso di definire che cos'è effettivamente il canone e come una storia è definibile o meno canonica. Così possiamo anche andare un po' a chiudere noi i battenti di queste mega discussioni dove tipo i manga only bullizzano gli anime only. Si fa per ridere, se è chiaro, parliamo comunque di bisticci sul web nati tra fan dell'opera, quindi. Si fa per ridere. Quando si parla di storie di fantasia, si definisce canonico il materiale accettato come parte ufficiale della storia, indipendentemente da chi lo ha scritto o da dove questo materiale è stato raccolto. Basta che qualcuno che detiene i diritti dell'opera lo definisca tale. Volendo applicare quindi questo concetto One Piece, come funziona esattamente? Perché la storia creata da Oda ha la sua versione cartacea, ha il suo adattamento animato, ha in prossimità di arrivo un adattamento live action, ci sono le novel, ci sono le SBS. Un sacco di materiale aggiuntivo, i databook, il One Piece Magazine, cioè un sacco di roba. Qual è effettivamente la componente ufficiale dal punto di vista del canone? E perché ho detto che l'anime con l'episodio di ieri comincia a diventare canonico? Il manga è la storia originale, su questo non ci piove, perché è la rappresentazione grafica integrale di ciò che l'autore pensa. E proprio per tal motivo tutto ciò che è presente nel manga è canonico proprio per definizione. Però Shueisha, la casa editrice di Oda, in questi ultimi anni ha compreso come l'universo narrativo creato dal Sensei sia così vasto e così denso di personaggi e retroscena che non è possibile per l'autore riuscire a dare un focus dettagliato su ognuno di questi personaggi nella serializzazione del manga. Proprio per questa ragione, fin dall'anno 2000, quindi parliamo veramente di 23 anni fa, ha cominciato a rilasciare dei contenuti che erano assolutamente canonici, che andavano a espandere l'universo narrativo di One Piece. In caso specifico possiamo dire light novel. E il più famoso di tutti sicuramente che è il One Piece Magazine, come abbiamo detto anche prima. Questa cosa è cominciata nel 2000 per un motivo molto specifico, cioè il fatto che Oda, per l'appunto, non era riuscito a dire tutto quello che voleva dirci su uno specifico arco narrativo. In questo caso, quello di Rogue Town. L'arco narrativo di Rogue Town nel manga dura meno di un volume. E questo perché, banalmente, Oda voleva chiudere assolutamente tutto quello che era la macro saga degli Stiti Blu in 100 capitoli. Però è arrivato molto corto e non ha potuto raccontare tutto quello che voleva raccontare su Rogue Town, che comunque è l'isola natale di Roger, quindi non un'isola così a casaccio nell'opera. Era molto importante per lui. Poi, si basa su Firenze, quindi di che stiamo parlando? Bene, siccome nel manga, nei capitoli settimanali, e quindi poi nel tankobon definitivo, non è riuscito a inserire tutte queste cose che vuole inserire, ha scritto un romanzo, ha scritto una light novel, che poi ha pubblicato e poi addirittura è stata pure adattata in una sorta di OAV dalla Toei. E quella roba lì, quell'espansione della lore di Rogue Town con i personaggi introdotti, con i collegamenti con il passato di Yasop, eccetera, eccetera, quella roba è tutta canonica. Poi, volendo andare molto più avanti, arriviamo a Wano Kuni, dove lo stesso Oda, per inciso, lo dice nell'SBS, ci dice che anche lì non è riuscito a inserire tutte le cose che voleva inserire e che quindi molti approfondimenti di molti personaggi rimarranno persi nell'etere, nel senso che nel manga non verranno inseriti e quindi li ha spiegati nell'SBS. Nello specifico parliamo dell'SBS del volume 103, dove ci narrano l'astio e gli attriti dei personaggi di Fukuro Kujo e Raizo, che hanno un gran bel combattimento, hanno un astio, che noi sappiamo che hanno un astio, ma non sappiamo perché hanno questo astio. Nel manga non viene mai spiegato, e lo spiega Oda nell'SBS. Anche lì, tutti questi inserimenti che vengono messi nei tankobon, nei volumi cartacei, sono assolutamente canonici. E che con One Piece è anche pure facile, perché tutti questi contenuti nascono proprio dalle mani di Oda stesso. Cosa diversa invece con tutti i contenuti, no, di espansione della lore prodotti per esempio per Naruto, che sono delle novel che non ha scritto Kishimoto in prima persona. Quindi c'è un po' questa, no, cura comunque dell'autore. Però, visto che faccio parte della community di One Piece da più di 10 anni ormai, so già che sta per arrivare una domanda o che comunque state formulando nella vostra testa una domanda. Come si fa a ritenere canonico del contenuto non proveniente dal manga? Cioè, proprio narrativamente parlando, per regole proprio interne, no, al sistema di narrazione di una storia. Ha senso che delle informazioni arrivino al lettore attraverso altri contenuti o addirittura veri e propri altri mezzi di comunicazione, altri media? La risposta? Eh sì, parliamo ora di narrazione transmediale.
Parliamo di un sistema moderno di raccontare le storie basate sul processo di espansione dell'universo narrativo sfruttando diversi tipi di media. Detta così è un enorme panico, lo so. Ma il buon Robert Pattern ci ha lasciato un bellissimo schema visivo del concetto, dove mette a confronto il vecchio sistema di raccontare le storie in un franchise e il nuovo sistema di raccontare le storie in un franchise, diciamo, transmediale, dove per l'appunto ogni contenuto, ogni media, ogni opera va a inserirsi, a interfacciarsi come se fossero i tasselli di un puzzle. Ogni opera, ogni media, ogni elemento è un pezzo di quel tassello. È un One Piece. Possiamo infatti dire che questa narrazione transmediale è quasi una sorta di via di mezzo tra una forma narrativa e il marketing duro e puro, dove si crea un potentissimo collegamento tra il modo di fruire di una storia e il modo di comunicarla a quella storia. Quindi sì, c'è chiaramente anche una componente, no, di marketing, dove si vogliono fare i soldi. Quindi è un sistema che va a spingere le vendite, e One Piece lo fa. Poi tra l'altro trovo estremamente interessante che quando si parla di narrazione transmediale, questo concetto si inserisce prepotentemente anche con il concetto di canone, proprio si interseca potenterrimamente, perché l'esempio per entrambi i concetti lo si può ritrovare nella Bibbia. Il concetto di canone nasce banalmente con la Bibbia, nel momento in cui la Bibbia stessa cos'è se non un insieme di libri che vengono ritenute scritture, dove sono stati considerati, diciamo, apocrifi tutti quelli non canonici. Quindi è un insieme di libri scelti, ritenuti nel canone. Proprio esempio super cristallino. Ma allo stesso tempo anche le scritture della Bibbia possono essere considerate transmediali per un semplice fatto. Perché inizialmente erano, no, tramandate tramite via orale, venivano rappresentate magari con delle rappresentazioni, addirittura tramite delle raffigurazioni, e poi sono diventate libri. Quindi c'è anche questa transmedialità, no, intrinseca alla Bibbia stessa. Quindi è carina questa cosa, come dire, proto opera transmediale. La transmedialità narrativa invece, come sistema moderno di raccontare una storia, nasce però definitivamente grazie alle sorelle Wachowski con la tetralogia di Matrix, che comincia nel 1999. Lo svolgimento completo di questa narrazione infatti si estende ben oltre i vari film. Contemporaneamente all'uscita di Matrix Reloaded, il secondo capitolo della saga, vennero rilasciati un videogioco, una serie di cortometraggi animati e dei fumetti che presentavano ulteriori tasselli del vasto affresco narrativo delle Wachowski, raccontando degli avvenimenti che nei film non venivano mai nominati o che comunque magari erano solo accennati. Sia chiaro, nessuno di questi tasselli è proprio fondamentale per comprendere la visione d'insieme delle Wachowski e la visione d'insieme di Matrix, però donano, no, quell'arricchimento in più, quel coinvolgimento in più, rendono più tangibile, più espanso per appunto il mondo narrativo di Matrix. Quindi rispetto alla visione cinematografica è tutto più coinvolgente. Per l'appunto è una fruizione transmediale. E poi da lì è storia, perché da quel momento in avanti ogni franchise hollywoodiano ha praticamente adottato questo sistema narrativo moderno, nuovo, innovativo, no? All'epoca. Infatti pensate a Star Wars, pensate al Trono di Spade, qualsiasi cosa diventata franchise a livello cinematografico o narrativo o fumettologico, il Marvel Cinematic Universe, il DC Extended Universe, un sacco di roba è diventata transmediale. Però non vale solo per Hollywood, non vale solo per l'Occidente. Anche in Giappone questa cosa è arrivata prepotentemente. Anche perché il concetto di transmedialità in Giappone, in realtà nell'industria dell'intrattenimento, è sempre esistita. Da sempre in Giappone il mondo dei fumetti, dell'animazione e del gioco sono uniti tra di loro. La maggior parte delle opere giapponesi che sono arrivate in Italia non sono altro che figlie di questo sistema industriale. Molte storie che amiamo nascono dall'accordo tra la casa editrice che deve fare il fumetto, lo studio di animazione che deve appunto fare l'anime e la casa di giocattoli di turno che deve fare i vari gadget. Considerate che, per citarne uno, Cowboy Bebop nasce come prodotto con l'esigenza di vendere astronavi spaziali, quindi è tutto là. Ma per quanto la transmedialità per l'appunto sia sempre esistita nel sistema produttivo giapponese, la volontà di creare una linea netta di demarcazione tra cosa è canonico e cosa non lo è nata successivamente. E non escludo in realtà che questo modo di ragionare le storie nasca un po' dalla contaminazione occidentale che si è avuto all'inizio degli anni 2000 e che quindi sia per l'appunto anch'essa figlia un po' di Matrix. E se è vero che per molto tempo i giapponesi il concetto di canone non è che importasse così tanto, col passare del tempo, con il crearsi di veri e propri franchise a livello globale, pensate, non lo so, a Pokémon per esempio, le cose sono cambiate. E non nomino Pokémon a caso perché memory di un bel video che aveva fatto Sidonia sulla gestione di Mewtwo, del canone di Mewtwo e tutte le cose inerenti a Mewtwo, c'è stato un cambio di tendenza, no? Anche all'interno del franchise di Pokémon. Questa cosa proprio negli anni
soprattutto all'inizio degli anni 2000, è arrivata, è avvenuta, dove le aziende e le compagnie hanno iniziato a dire questo è canonico, questo non è canonico, anche in Giappone. Parliamo però adesso finalmente, dopo aver dato tutte queste basi, del discorso dell'episodio di One Piece. Se è vero che per alcuni anime c'è comunque lo zampino del mangaka originale, no? Il creatore della storia, quando si parla di One Piece non è proprio così. Infatti, se prendiamo l'SBS del volume 21 nello specifico, il buon Oda proprio narra, no? Come funziona il rapporto tra, insomma, lui e la creazione del manga e la creazione dell'adattamento animato, che è per appunto un adattamento. Volendo proprio utilizzare le stesse parole di Oda, che ci lascia nell'SBS del volume 21 rispondendo a un fan dove va a raccontare un po' il rapporto che c'è tra lui e i produttori dell'adattamento animato dell'anime di One Piece, possiamo dire che, a differenza anche di altri anime, non c'è per nulla il suo zampino all'interno della produzione, nel senso che non ci lavora lui con Toei. Al massimo, come lui stesso dice e come dicono anche vari animatori di Toei Animation stessa, lui si occupa di alcuni character design di personaggi no nuovi che devono essere inseriti solo e soltanto nell'anime, quindi quei design li fa lui, ma per il resto non c'entra niente. E questo più o meno è sempre valso. Ogni tanto comunque la Toei chiamava Oda e diceva senti, vogliamo creare questo frutto, lo possiamo fare? Oda diceva no, guarda, lo voglio fare io, quindi fate altro. Quindi a parte queste cose qui, no? Nella creazione di personaggi extra nuovi che non devono andare a rovinare la fruizione dell'opera, l'anime è sempre stato un contenuto a sé stante, non canonico. Però, come detto inizio video, le cose iniziano a cambiare. Perché? Perché Oda non sta raccontando tutto quello che potrebbe raccontare e allo stesso tempo l'anime cerca di essere il più fedele possibile in un 1-1 rispetto al manga, e questo dopo varie problematiche nate dalla basta. Non voglio approfondire di nuovo qui il discorso, perché insomma altrimenti facciamo notte. Comunque, fino ad Alabasta è un panico totale la trasposizione 1-1, dopo Alabasta la fanno fedelissima, o quasi. Come detto, Oda, volendo chiudere nel più veloce modo possibile il manga senza dilatarne troppo la narrazione, si ritrova col problema del dover approfondire troppi personaggi. Non ha il tempo di farlo, e quindi ecco che la casa editrice, per money grabbare al massimo grazie al marketing derivante dalla narrazione transmediale, ha iniziato a produrre dei contenuti extra che approfondiscono vari aspetti dell'opera. E come detto anche prima, Wano Kuni è piena di cose non dette, di cose non raccontate, che Oda, come ha detto lui stesso, non racconterà, perché ce lo sta dando, no, con contenuti extra. Se è vero che, stando alle parole di Oda, l'autore vuole chiudere il prima possibile l'opera perché è stanco, perché è stufo, perché i ritmi di lavoro sono, no, inarrabili e assurdi, di contro, la Toei non ha necessità di chiudere in fretta l'anime di One Piece. Cioè, pensate, non lo so, a Naruto come anime, quanto ha dilatato l'ultima saga. In questo caso la Toei comunque dilaterebbe con One Piece, ma lo farebbe attingendolo dalle informazioni canoniche scritte dalla mano dell'autore. Quindi, se nell'episodio 1046 dell'anime ci sono delle scene, diciamo, espanse rispetto al capitolo 1023 del manga, è così un problema, secondo voi? Potrebbe, vuoi per marketing, vuoi per franchise, vuoi per narrazione transmediale, diventare questa la nuova norma all'interno del programma di One Piece? Cioè il fatto che Oda volutamente alcune cose non le inserirà, ma le passerà semplicemente poi a Toei, così loro ci faranno un adattamento animato? Non lo so. Per me è plausibile, per me è estremamente possibile come cosa, soprattutto viste tutte le dichiarazioni di Oda stesso. Questo nel bene e nel male, sia chiaro. Io, guardate, sono il primo che avrebbe preferito alcune rivelazioni non fatte nell'SBS, ma all'interno dell'opera stessa, come per esempio, non lo so, le cose sulla tomba di Ryuma, o il passato di Kid, o il passato di Raizo e Fukurokuju e mille altre cose che a Wano Kuni non sono state approfondite. Però ve la butto là come domanda, cioè ditemi voi cosa ne pensate in generale. Cioè apriamo uno spazio commenti, apriamo un dibattito. Sono curioso. A voi piacerebbe, non piacerebbe, vi interessano queste cose, non me ne frega niente, vi basta le SBS, volete vederle, siete contenti che nell'anime vengano eventualmente adattate come pare faranno visto l'episodio 1046? Spazio commenti come sempre. Ciò detto, per andare in chiusura del discorso, sia chiaro che tutto il discorso fatto sulla canonicità dell'anime vale per il prodotto seriale, non per i film. Cioè, sono proprio due mondi separati, dichiarazioni di Toei alla mano, come sempre. Però, direi che per oggi possiamo chiudere qui il discorsone. Ora, io come al solito vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto del video, vi ricordo che tutto il progetto qui su YouTube è sostenuto tramite Patreon, quindi anche il video di oggi è stato possibile realizzarlo grazie ai vari Patreon. Io adesso me ne vado, devo mettere assolutamente del collirio su quest'occhio perché l'allergia mi sta uccidendo, e basta. Se siete arrivati fino a questo punto del video, scrivete nei commenti hashtag cetriolo, perché voglio mangiare la salsa tzatziki adesso, quindi cetrioli.
basta. Fate i bravi, mangiate le verdure e ci vediamo al prossimo appuntamento settimanale.